Bentrovati in questo nuovo video del canale. Argomento dello stesso sarà la città di Betlemme. Al suo nome sono stati dati due significati: casa del pane, Betlemme, secondo un'interpretazione popolare, e casa della dea Lama, Bet-Lam, secondo studi più recenti. Era chiamata anche Efrata, che significa ricca di frutti, perché i suoi dintorni sono fertili. Qui si producono fichi, mandorle, olive e uva, dalla quale si ricava un vinello bianco. Betlemme si trova a un'altitudine di circa 775 metri sul livello del mare, sulla dorsale dei monti della Giudea, 30 metri più in alto della vicina Gerusalemme. Si tratta di una città che ricopre una grande importanza per i credenti che appartengono a religioni di derivazione biblica, perché se considerano Betlemme quale luogo di nascita sia di Gesù che di Davide, secondo re di Giuda e Israele. L'Evangelista Luca menziona infatti Betlemme come la città di Davide. Secondo una profezia biblica, il Messia, che la tradizione cristiana e islamica identifica nel citato Gesù, avrebbe dovuto essere discendente di Davide e nascere dunque nella sua città. Il luogo era patria di Davide e della sua famiglia, e nel V secolo avanti Cristo il profeta Michea preannunciò il suo straordinario destino: da te, Betlemme, nascerà il dominatore di Israele. In omaggio alla tradizione evangelica, che vuole Gesù nato a Betlemme, vi sorge la paleocristiana Basilica della Natività, una delle chiese più antiche del mondo. Posta a 8 km a sud di Gerusalemme, sulla strada carovaniera verso l'Egitto, Betlemme ha avuto per molto tempo una certa importanza strategica. Dopo i tempi di Gesù, Betlemme ha avuto numerose vicissitudini. Elena, la madre dell'imperatore Costantino, vi fece costruire una chiesa sulla grotta della Natività, distrutta nel VI secolo. La chiesa fu ricostruita dall'imperatore Giustiniano. Grazie e al prossimo video!